romanzi di Montalbano nascono nel 99% dei casi da un fatto di cronaca nera da me letto magari 20 anni fa, perché io sono privo di fantasia e non so inventarmi alcunché dal nulla. Lei quando pensa a un giallo, quando lo congettura, sa già come va a finire? In alcuni casi il romanzo rischia di scapparti di mano. È come andare in autostrada, c'è uno svincolo, pigli ed esci. Che c'è qui? Vediamo questo paesaggio. Dopo 20 minuti ti accorgi che quel paesaggio ti sta antipatico, torna indietro e ripigli l'autostrada. A un certo punto in Morte e Mare Aperto c'è un rapimento che viene consumato in un sottopasso. E lei dice che il sottopasso era una di quelle classiche opere pubbliche di nessuna utilità pubblica. Allora voglio chiederle che cosa c'ha contro i corridoi e contro i sottopassi e contro le gallerie. I sottopassaggi sono invece, secondo me, un attentato alle persone. Infatti basta che piscia una gallina, i sottopassaggi si riempiono d'acqua, le persone ci muoiono, cioè non è mica è cronaca di tutti i giorni. Ma lei è pauroso normalmente? Certe volte sì, certe volte sono coraggiosissimo, perché siccome ci vedo sempre di meno, divento sempre più coraggioso perché mi rendo conto del pericolo. È vero che è sempre meglio conoscere più cose possibili? A secondo. Suonevo. A secondo. Mi piacerebbe sentire assai di meno tutte le grandissime fedenzie che avvengono nel nostro beneamato paese. La mia generazione, quella un poco più giovane, è responsabile di questo. Di non aver saputo assicurare un futuro ai propri nipoti. E questa è una cosa gravissima.